Saluzzo 2019, siamo con Ennio Colò, il tecnico dell'SA Valchiese, l'altra società coinvolta nel finale, diciamo, rocambolesco di questa categoria allievi. Ennio, la tua lettura della gara? Beh, la gara è stata entusiasmante per quanto riguarda la nostra società. È partito Berti Massimiliano, ha fatto una gara stupenda, è riuscito con un'azione veramente dirompente a staccare tutti gli avversari e si è guadagnato un centinaio di metri all'arrivo. La seconda frazione, la corsa a Targhettini Luigi, che ha fatto una cosa stupenda perché è riuscito a mantenersi nel distacco e ha avuto solo un recupero nell'ultima fase da parte di un avversario che lo ha impegnato fin sulla riga d'arrivo, anzi all'arrivo si sono un po' anche i due atleti sono un po' toccati e c'è stato anche un ricorso verbale da parte della società rappresentata dall'avversario che è arrivato secondo. Stiamo vedendo con i giudici come ne verremo fuori, perché sembra che venga accettato un ricorso che noi non, sul quale non siamo d'accordo, e teniamo a precisare che secondo noi Targhettini si è difeso da un taglio di strada dall'avversario e non poteva fare altro che allargare un po' le braccia per evitare che lo chiudesse contro il gonfiabile.